Moja serenata. Nazywam się Gloria Dobrzyńska. Mikiano Gloria Dobrzyńska. Jestem dietetykiem, ale takim dietetykiem, który nie zwraca uwagi na kalorie. Sono un dietologo, ma un dietologo che fa contare le calorie. Dietetyka to jest przede wszystkim moja pasja. La dietologia è innanzitutto la mia passione. To jest coś, co tak naprawdę napędza mnie do życia. È quel motore che mi fa vivere, è un motore che mi fa tutte le cose che faccio quotidianamente. W świecie, w którym żyjemy, dokonujemy wielu wyborów. I tak naprawdę każdego dnia wybieramy to, czy idziemy w kierunku zdrowia, czy w kierunku kolorów. Ogni giorno noi facciamo delle scelte molto importanti, se andiamo verso una salute o verso una malattia. Kochani, przede wszystkim na wstępie chciałabym Wam bardzo podziękować. Innanzitutto iniziamo da questo che vi ringrazio moltissimo. Dlaczego? Perché? Dlatego, że tu jesteście. Perché siete qui. Siete venuti. Oznacza, że interesujecie się swoim zdrowiem. E questo vuol dire che siete interessati alla vostra salute. Że chcecie być zdrowi i takie eventy, jak tutaj, są dla Was czymś, gdzie możecie się czegoś nauczyć. Che questi eventi come questo sono una forma di educazione che potete prendere qualcosa per voi stessi. Dlatego już teraz, gdy przychodząc tutaj, wyjdziecie z taką wiedzą, która może zapewnić Wam o wiele dłuższy czas. Quando uscite da qui, le cose che scoprirete vi possono anche permettere di prolungare la vostra vita. Przede wszystkim życie w zdrowiu. Innanzitutto la vita in salute. Zauważcie, że szczęście. Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Guardate un attimo, tutti vogliamo essere felici. Chcemy mieć rodzinę, przyjaźń, relacje. Vogliamo avere la famiglia, relazioni. Chcemy mieć pieniądze. Vogliamo avere i soldi. I chcemy przede wszystkim dzielić się, czyli dawać, pomagać. Vogliamo innanzitutto condividere con il prossimo qualcosa, essere umani. Tylko pytanie, kiedy to wszystko jest możliwe. Ma la domanda è, quando tutto ciò è possibile? Wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi. Quando siamo in salute, siamo sani. Kiedy jesteśmy chorzy, choć bardzo byśmy chcieli. Quando siamo malati, pur volendo, molto forte. Nie mamy siły na wszystko. Non abbiamo forza per tutto ciò. Dlatego zdrowie to jest taki fundament. Fundament, dzięki któremu możemy żyć zdrowo i możemy realizować wszystko, co chcemy. Quindi la salute è un fondamento. Sono le fondamenta per fare qualsiasi cosa che volete, ovviamente. Żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. Viviamo il mondo come è oggi e questo è com'è. I w zasadzie nie mamy wyboru. Jesteśmy na tym świecie i po części mamy wpływ na niego. E sinceramente non possiamo cambiare il mondo esterno, però in qualche modo possiamo agire. In che sposób? Właśnie w taki sposób, że stajemy się bardziej świadomi. In che modo? Dobbiamo essere più consapevoli. Stajemy się świadomi zmian i zagrożeń, które są na świecie. Dobbiamo essere più consapevoli dei cambiamenti e delle cose che ci danneggiano da esterno. I w jaki sposób przede wszystkim możemy zrobić coś dobrego? Właśnie edukując się i patrząc, w jaki sposób te zagrożenia możemy ominąć. E come lo possiamo fare? Educando. Prendere coscienza e consapevolezza di questo, come dobbiamo proteggersi. Pierwszym takim zagrożeniem jest odżywianie, czyli to, co w tej chwili wkładamy do ust. Primo dei rischi, fattori del rischio è nostra alimentazione. I właśnie pytanie, co jemy? La prima domanda è cosa mettiamo sul piatto. Zauważcie, że na tym slajdzie nie ma McDonalda, tam nie ma fast foodu. Vedete che su questa foto non c'è McDonald's, non ci sono fast food. Tam jest pieczywo, białe pieczywo, pszenne. Là c'è pane, pane bianco. Tam jest kiełbaska, w której tak naprawdę teraz musimy badać zawartość mięsa. Là c'è la salsiccia, dove davvero salsiccia non c'è, non ci manca la carne. Dobbiamo guardare se c'è proprio la carne. Jest cukier. E c'è cukier. Perché lo zucchero ha il primo posto nel qualsiasi succo che vedete in supermercato, quindi le cose che voi darete o noi diamo ai nostri bambini addirittura. Drugie, cioè la chemia.
rozmówiliśmy na po lewej stronie. Allora, la seconda sono le sostanze chimiche nel cibo che abbiamo assunto per via bocca, purtroppo contiene queste sostanze. Ma suo pochodzenie. I teraz, jak ważne jest to, aby sprawdzić źródło tego pochodzenia? Molto importante vedere da dove viene il cibo, ovviamente, perché se sappiamo da dove viene, sappiamo se è stato trattato chimicamente oppure no. Questi prodotti chimici di sintesi chimica hanno grandissima rilevanza sul prodotto vegetale e anche questo animale. E tutto ciò che è stato usato poi assumiamo noi e quindi arriva al nostro corpo. Il terzo fattore è stress, stress ossidativo. Tutti siamo di corsa, siamo sempre pieni di fretta, di fare tutto subito e ora. Nie żyjemy tu i teraz. Zamiast cieszyć się, usiąść sobie spokojnie, zjeść, porozmawiać. Non viviamo qui e oggi. Non siamo più così tranquilli, calmi, che ci dobbiamo sedere e vivere e essere felici. Mangiamo in fretta e beviamo il decimo caffè perché dobbiamo essere svegli ancora. Dodatkowo idziemy do pracy, którą może niekoniecznie lubimy, gdzieś mamy jakiś stres. E andiamo a un lavoro che magari non tanto ci porta sta felicità interna. To jeszcze wszystko tak naprawdę, wszystko to tutaj widzicie jest do przepracowania. Tutto ciò che vedete qui è ancora possibile. Ma? Ancora cambiare il mondo, non è comunque così rischioso. Cosa possiamo completamente cambiare nella nostra vita? E ovviamente stress ambientale, questi prodotti dal fuori, che derivano dall'aria, dalla terra tutta inquinata. Qui ovviamente non possiamo fare più di tanto sull'inquinamento dell'aria, della terra. Per cui è molto importante, vi do questa importanza in primis, a vedere da dove deriva il vostro cibo, è molto importante. Ogni giorno che andiamo al supermercato mettiamo nel nostro cestino il cibo, facciamo la scelta, facciamo le scelte. Ovviamente non è una questione di avere tempo o non avere tempo di essere sani e fare le scelte sane. E chi dello sclepo? Se vado nel negozio e prendo il cestino e vado dove si trova tutto il cibo e metto nel mio cestino. Ma dlaczego nie pójdę? Perché non ci vado vicino? Dove sta il cibo sano, il bio, organico? E perché non la metto questa? È lo stesso tempo, la stessa frazione di tempo. E quando sento le parole delle persone che dicono io non ho tempo a cucinare sano in modo sano, magari è un stereotipo. Perché cucinare in modo corretto e sano abbassa il tempo addirittura di fare le pietanze molto più velocemente. Abbiamo più possibilità, siamo più sani, abbiamo più tempo per noi stessi. E proviamo nuove relazioni con il cibo praticamente. E credetemi, il cibo sano è il cibo che è vivo, deve essere vivo. Sono prodotti
są pewne zboże, na przykład kinoa, która włożona do wrzącej wody zaczyna kiełkować. Ci sono certi cibi, certe sostanze che ci cibiamo, tipo quinoa, che quando la metti in acqua, semplicemente comincia a vivere. E to jest właśnie cud natura. E questo è il miracolo della natura. Sono pewne prodotti che possiamo przygotować sobie w domu. Możemy sobie zasadzić kiełki. Possiamo fare certe cose a casa, possiamo mettere i germogli a casa nostra proprio, germogliare. A chi mette il suo E germoglio è vita. E quindi è stato davvero molto prosto. Quindi è molto semplice, non è tanto difficile tutto ciò. Ma che ci auguriste il film na samym początku, jesteśmy zbudowani z milionów kopek. Come avete visto all'inizio del film, siamo fatti di miliardi di cellule, proprio infinito. Ogni giorno una muore, l'altra nasce. Na przykład Magda i ja, 7 lat, jesteśmy innymi kobietami. Tipo io e Magda, ogni 7 anni siamo le donne diverse. No mężczyzn, co się? Gli uomini ogni 8 anni però. Siete sfortunati. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że to wszystko, co dodajemy do naszego organizmu. Perché tutto ciò che noi mettiamo nella bocca, nel nostro corpo, è questo. E wszystkie wartości odżywcze, vitamine, minerali, e tutti questi, queste sostanze minerali, vitamine, oligominerali, mają wpływ na to, jakie sono nasze comuni. Hanno un elemento, fattore più rilevante che cellula crescerà nel tuo corpo. Nostre cellule devono essere bellissime. Ma te comunque che mamy, te comunque che sono zentowane, comunque cancerogene, non sono comunque niedożywionki. Perché le cellule devono essere belle, perché queste che sono malate sono malnutrite, non sono nutrite bene. E to wcale nie jest tak, że jeżeli my w tym organizmie już mamy coś popsutego, my nie jesteśmy w stanie tego naprawić. E non è così che se c'è qualcosa nel tuo corpo che è rotto, non lo puoi fare aggiustare. Bo jak te komórki zginą, te, które były tymi złymi komórkami. Perché una cellula che era questa malata, questa rotta, morirà un giorno. A kolejne, które się będą urodziły, mają być komórkami, które będą dożywione. E la prossima che deve crescere, ovviamente è questa che potrebbe essere nutrita bene. Które spowodują to, che il nostro organismo wróci do równowagi. Che il nostro corpo potrebbe ritornare a omeostasi. Siamo in grado di aggiustare tutto, se solo arriveremo a questa cellula più piccola potenza del tuo corpo. Musielibyśmy mieć 2 kg.
Al giorno d'oggi per fare diciamo, la stessa cifra della vitamina C, gli stessi microgrammi, dovremmo mangiare 2 kg di mele. Per avere questa vitamina C dalle mele siamo in grado di digerire tutto ciò in un giorno solo, tutto questo cibo. Quindi per questo dobbiamo incorporare qualcosa dall'esterno, purtroppo. Nel 1960 ci sono le statistiche che moriva molto di meno su tumori, ovviamente sistema cardiovascolare e tutte le malattie con questo sistema che occorrono. Giorno d'oggi tutte queste percentuali sono completamente cambiate. Sono 74%. Bisogna guardare come scende il principio del nostro nutrimento nel cibo e come sale la morte e il decesso. I teraz tak. Możemy powiedzieć, że zdrowe odżywianie to jest tak naprawdę pierwszy krok do tego, aby zachować zdrowie. Possiamo dire allora che nutrirsi bene in modo corretto e sano è il primo step per essere in salute. Ale czy to wystarczy? Però questo basterà? Basterà? Mam miejmy nadzieję. No to was oszczędzimy, niestety nie. Vi devo un po' togliere, diciamo, sulla terra, che no, purtroppo no. Dlaczego? Perché? Dlatego, że to jest składowa 5 elementów. Perché è base di 5 altri elementi stare in salute. Pierwsze to jest właśnie zdrowe odżywianie. Primo mangiare in modo corretto, sano. I mam tu na myśli zdrowe odżywianie, czyli zmiany nawyków żywieniowych, a nie dietę. E qui voglio dire, mangiare in modo sano non è fare la dieta, ma cambiare il modo in come ti cibi. Bo dieta to stosowana przez 2 tygodnie po to, żeby schudnąć. Perché la dieta fatta per 2 settimane per dimagrire e perdere peso. Zrobi w naszym organizmie spustoszenie i nam to szkodzi. Ti fa più male, ti farà più male che non farla proprio. Ma proprio questa ingerenza lo spiega il nostro organismo. Davvero questa dieta, questa ingerenza nel tuo corpo ti farà ancora peggio, ti farà tornare, cioè ti fa disomeostasi, ritornare peggio di prima magari. Dlatego właśnie ta zmiana nawyków żywieniowych, żebyście świadomie wybierając to, co jecie. Quindi perciò c'è quel bisogno di cambiare completamente il modo come ci nutriamo. Zachowali tylko zdrową sylwetkę. Per avere non solo un bel fisico, un bel corpo. Bo ta zdrowa sylwetka to nie jest niente. Perché questo bel corpo fisico non è il fattore della dieta soltanto. To jest wynik omeostazy w naszym organizmie. Da dove deriva omeostasi, cioè se siete in un buon rapporto con il corpo e chili, perché avete un corpo in omeostasi? Perdita del peso non è altro che significa, questo che significa che stiamo bene, stiamo in salute. Se noi ci prendiamo cura delle nostre cellule e gli diamo un nutrimento, to taki jest właśnie, można powiedzieć, skutek uboczny. A, e questo è un fattore, come nelle medicine ci sono collaterali, e quindi quando tu ti nutri bene, stai in omeostasi, un effetto collaterale è la perdita del peso. Da osoba, che mają ovviamente queste persone che hanno problemi con, con i loro chili. Kolejny punkt, taką składową. La seconda base del vostro star bene in salute è il movimento fisico. E non vi dico che dovete fare la maratona assolutamente. 15 minuti di una bellissima passeggiata, non tanto, o corta. 15 minuti. Mała attività. Piccola attività, però costante, un tempo.
Trzecia, czyli zadbanie o swój umysł. La terza cosa è pensare al nostro cervello, al nostro conscio. Jak bardzo zdrowo byśmy się odżywiali, a nie mieli dobrych myśli. Nonostante tu ti nutri bene, ma pensi male. Nasz organizm pełni nie jest w stanie zachować nas zdrowia. Nostro corpo non è in grado di mantenerci in buon stato di salute. Oczyszczanie organizmu. Disintossicazione del nostro corpo. Molto importante come quattro fattori. To co powiedziałam na początku, czyli zanieczyszczenie środowiska, to co mamy w pożywieniu, to wszystko się w nas gromadzi. Cioè, quindi questo che abbiamo detto all'inizio, tutte queste sostanze chimiche purtroppo si accumulano nel nostro corpo e se noi ci facciamo un detox ogni tanto, purtroppo rimangono lì. Se ci mettiamo qualcosa che è buono nel nostro corpo, to naprawdę nawet dobrze się nie wpłynie. Non sarà ben assorbito purtroppo se siamo intossicati comunque. Bo nasz organizm będzie zatoksyczniony. Perché il nostro corpo è intossicato. Nasze kosmi będą zapletnione, jeżeli pozwolimy uszczelnienia. Purtroppo nell'intestino se usiamo troppo latte non siamo in grado di assorbire abbastanza. Della nostra salute al giorno d'oggi è integrazione. Integrazione ovviamente intorno a questo che ci alimentiamo. Dlaczego? Dlatego, że jak zauważyliście na poprzednim slajdzie, nie jesteśmy w stanie, jedząc wiele owoców i warzyw, dostarczyć odpowiedniej bazy witamin. Perché purtroppo, come avete visto, pur mangiando tantissimo, non siamo in grado più a coprire fabbisogno giornaliero di minerali e vitamine che abbiamo bisogno ogni giorno. Jako dietetyk często spotykam się z różnego rodzaju produktami zdrowotnymi. Come dietologo io faccio molto spesso queste ricerche, mi vengono proposti molti prodotti sempre. I w pewnym momencie było mi bardzo trudno na rynku znaleźć coś, co tak naprawdę jest ukierunkowane dla zdrowia naszego ciała. Sinceramente un giorno non sono riuscita più a trovare nessun prodotto che era talmente adeguato o aveva queste caratteristiche per coprire fabbisogno giornaliero delle nostre cellule. Mam tak surowe normy, jakby to inaczej powiedzieć, które kwalifikują te produkty. O le normy così rigorose che possono essere. Że czytając składy niektórych z nich byłam wręcz zatrwożona, że ktoś może to kupić. Leggendo gli ingredienti di questi prodotti che io a volte trattavo, ero proprio spaventata, come una persona ne può assumere. E właśnie, pewnego dnia trafiłam na Duolife. E un giorno sono capitata su questa azienda Duolife. Zobaczyłam due butelki. Ho visto due bottiglie. Czarno-biało. Bianco e nero. Dzień i noc. Giorno e notte. Popatrzyłam sobie na nie i pomyślałam sobie, ah, znowu jakiś supermerk. Ho guardato e ho detto, ah, di nuovo l'hanno scoperto qualche integratore. Spojrzałam na skład. E ho visto gli ingredienti. I potem zapoznałam się z filozofią tworzenia tych produktów. E ho conosciuto la filosofia come essi vengono prodotti. Z osobą, która tak naprawdę stworzyła. Ho conosciuto la persona che davvero ha fatto le ricerche su questi prodotti e li ha creati. To są bardzo te zasady. Sono queste cinque regole che li differenziano. Pierwsza to zero konserwantów. Zero konserwantów. Bo w sumie możemy mieć świetny produkt, świetny skład, ale poddany dodatkowo konserwantom. Possiamo avere un prodotto buonissimo, però purtroppo se ha conservanti è squalificato. Zero GMO. Zero OGM. Organizmi genetycznie modyfikati ovviamente. Kupujemy produkty, sprawdzamy skład, a tam są modyfikacje genetyczne. Noi compriamo prodotti, guardiamo, ma lì potrebbero essere i prodotti geneticamente modificati. No i kolejne, co było dla mnie najważniejsze, to szkala. La terza cosa che era per me importantissima era la confezione in vetro. Dlaczego? Perché? Dlatego, że tak naprawdę tylko kwarc nie przewodzi. Perché solo salice non fa la... silicio non conduce, lei dice così, non conduce appunto. Potrei podpowiem wam taką
Qui vi dico una cosa molto importante sull'acqua. To, że mamy pić wodę. Questo che dobbiamo bere l'acqua, sappiamo tutti quanti, vero? 2-3 litri al giorno dovete bere, sapete, vero? Però se andiamo in negozio e la compriamo questa in plastica. Ovviamente beviamo l'acqua, ma non solo l'acqua, anche questa che la plastica ci ha fatto rimanere dentro quest'acqua. E vi faccio una veloce ricetta come fare quest'acqua diventare viva anche. Se caso non avete un filtro a casa e comprate l'acqua minerale, questa di bottiglia, mettetela nel qualcosa di vetro, però vetro vero, e lasciatela lì per tutta la notte, per esempio. E la struttura di questa acqua già cambierà. E c'è il secondo metodo? Allora c'è il secondo metodo che qui nel meridione potrebbe essere molto buono, che andrà bene quando ci farà troppo caldo. Posso sempre scendere? Ah, si può congelare e scongelare e già cambia la struttura. Funzionare senza di notte e notte senza di giorno. Dzień, oto
giorno per far funzionare bene il nostro sistema motorio, per dare tutti questi fabbisogni giornalieri di vitamina minerale. I cerchiamo del pezzo di nozze, taki, który produttore ma scharmonizować nasz organizm, który ma wyciszyć i sprawić dobro sen. E notte invece deve armonizzare tutto ciò che è successo di notte, deve togliere le tossine e deve ripristinare l'omeostasi nel nostro corpo e farlo rilassare. Kolejny bardzo ważny produktem jest Vitace. Vitace, un secondo prodotto molto importante. Vitace, które przede wszystkim buduje odporność. Che fa innanzitutto la tua immunità. Kolejny to chlorofil, czyli zielona krew roślin. La terza, quarta proposta è clorofilla, cioè il sangue verde delle piante. Która dotrzenia naszą krew. Perché dà ossigeno al nostro sangue. È scadzana też dla osób, które są w jakiejś operacji. Anche per le persone che sono nel stato dopo post-operativo, nel stato riabilitativo. Ideale dla sportowców, bo szybsza następuje regeneracja mięśni. Ideale per sportivi, perché qua i muscoli si rifanno immediatamente. Wydawałoby się, że to jest roślina, którą stosowała już nasza babcia, prababcia, przypadała gdzieś aloes na rano. Aloes già usavano le nostre nonne, lo usavano da sempre, dappertutto era sempre usata. I tak, aloes ma takie właściwości. Właśnie ma takie właściwości, jak pojęli między innymi rano. Aloe per esempio può ripristinare le ferite, è molto importante infatti nelle guarigioni. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Però dovete sapere che a parte di aloe c'è anche origano negli ingredienti. Wszystkie produkty mają dodatkowe składniki, czyli takie, które dodatkowo potęgują działanie proteiny. Ogni prodotto ha un altro messo insieme in una sinergia per aiutare quelli di essere ancora più forti, più assorbiti. Tak samo nel przypadku kolagenu, to nie jest sam kolagen. Come jest skrzypton? Come collagen? Il collagen da solo non esiste qui, è in concomitanza con tutte queste equisetro, ortica. Kolejny to prostik. Jak zauważyliście na tym zdjęciu, taka psuka jest zielona. Come vedete su questa foto di prostik, si chiama prostik, la capsula è proprio verde. Dlaczego? Dlatego, że ta kapsułka to jest kapsułka, która też jest prebiotykiem. E perché questa capsula già in se stessa è prebiotico. A to jest tylko otoczka. Questo è soltanto il volto. Także firma GoLife poza tym, że komponuje odpowiednie kompletne składniki, to jeszcze w momencie, kiedy jesteśmy w stanie dodać coś innowacyjnego, dodajemy. Nawet jeżeli to jest otoczka, to naprawdę nie można jej wyrzucić, bo ona sama w sobie już ma takie wartości. Quindi market GoLife a parte usare solo ingredienti di altissima qualità e creare dei prodotti in sinergia altissima, mette anche la novità del mercato, quindi anche solo questo che è involucro è già molto importante, solo la capsula deve essere che ti dà la salute. Prostik przede wszystkim na stawy, kości. Prostik che aiuta per articolazioni, per dolori muscolari. Borelispro? Czyli tak naprawdę naturalne antibiotyki. Un antibiotico naturale, sinceramente. Katar przeziębienie przychodzą do 2-3 dni. Raffreddore e catarro passano dopo 2-3 giorni. Ma dodatkowo, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, jest też. Come vedete sulla foto, c'è anche la zecca. Mówi się, że jest to barwa 21 wieku. Si dice che la malattia del 21 secolo, la malattia di Lyme. Która jest tak naprawdę ukryta. Che è davvero nascosta, pochi la conoscono, sinceramente. Spotykam wiele osób, które mają boreliozę, o tym nie wiedzą, które mają kości stawy. Conosco tante persone che hanno dolori articolari, hanno malattia di Lyme, cosiddetta boreliosi, ma non sanno che sono afflitte sinceramente da questa malattia, pensano che gli fanno solo male articolazioni. Które wręcz czasem są diagnozowane jako osoby, które są bolesne. Come dopo tanto tempo sono diagnosticate come le persone che hanno problemi psichiatrici, sinceramente. Perché le persone con la boreliosi, malattia di Lyme, hanno anche allucinazioni in testa. Cioè, in testa. Dove puoi avere le allucinazioni? Scusate, però ogni tanto ci vuole, dai. Quindi Borelli si è proprio indicato verso questa malattia di Lyme, boreliosi cosiddetta. Wszystkie tak naprawdę gorzkie zioła. Wcześniej
drodze herbaty, różne zioła i tak naprawdę to było przeżycie dla takiej osoby chorej. To było też coś strasznego, dopijać się. Tutaj zostało to zamknięte tak naprawdę w jednej kapsułce. E quindi tutti questi ingredienti che stanno lì, a volte sono sgradevolissimi, le persone che riuscivano a bere le tisane di questi prodotti erano, cioè non riuscivano a usarli, invece qua sono chiusi in una capsula, quindi avviene molto, molto più facile assorbimento, cioè assunzione di questi prodotti. Vorrei sapere anche il fatto che il verme, cioè svermina il nostro corpo. Proselect? Proselect è il terzo, come la capsula, che aiuta il nostro fegato. E uccide le cellule cancerogene. Procardiol, per le persone che hanno problemi col cuore. Procardiol, per le persone che hanno problemi col cuore. Promigren, per le persone che hanno migreni in wszelkiego tipo, po to, żeby się tego pozbyły. Tutaj jeszcze zaznaczę, że to jest właśnie migrena. Promigren, per le persone che hanno dolori migranie, cosiddette, problemi con le dolori di testa. Przyczyna może znajdować się właśnie w tym, że ma maski. E qui vi posso anche indicare che chi ha dolori emicranici o dolori di testa può essere proprio derivato da parassiti. Bo czasem przyczyna jest gdzie indziej niż powód. Perché a volte la causa è diversa dal sintomo. Prolaksin, przede wszystkim dba o naszą gospodarkę hormonalną. Prolaksin aiuta nel nostro sistema ormonale, quindi ripristina equilibri. Tak wiele osób przecież ma teraz problemy z tarczycą. Tante persone ora hanno problemi con tiroide, infatti prorelaxin aiuta benissimo. Tak wiele osób ma problemy z zasypianiem. Tante persone hanno problemi con dormire, infatti andare in sonno profondo. Prosimo? Dla osób, które chcą zrzucić wagę. Prosimo, per le persone che vogliono perdere un po' di chili. Tylko tu. Però, attenzione. Sam prosimy spowoduje tego, że będziemy szczupli. Però da solo ovviamente una pilletta non può fare diventare magro. To jest to, o czym wspominałam, to 5 elementów. Allora quindi qui bisogna mettere di nuovo la slide dove si dice di 5 elementi. Jeżeli do tego dodamy prosimy, se a questo aggiungiamo prosimy, to ten efekt będzie szybszy. Si fa prima, velocizza proprio questo prodotto il processo. Tak naprawdę na stałe, ponieważ zmieniają swoje odżywianie i wprowadzając te cztery inne zasady. Quindi cambiamo la nostra nutrizione, mettendo tutte e quattro queste tipologie di cambiamenti. Tak naprawdę odradzamy nasz organizm. Noi sinceramente lo facciamo rinnovare il nostro corpo per ringiovanire. I to co wspomniałam wcześniej. Allora questo che ho detto prima. Usando questo prodotto non solo che ringiovanite, anche coprite questi fabbisogni giornalieri. Prodacid. Questo è fantastico, Prodacid, lo uso sempre. Prodacid, który usuwa metale ciężkie z naszego organizmu i odkwasza. Che toglie i metalli pesanti dal nostro corpo e ripristina l'equilibrio pH del nostro corpo. Tymczasem jesteśmy bardzo zagłuszeni, między innymi jedzą dużo ilości wieprzowiny. Al giorno d'oggi siamo molto squilibrati per quanto riguarda il pH del nostro corpo, specialmente usando certi cibi. Prodeacid è polecany jako taki początek oczyszczania naszego organizmu. Prodeacid lo consiglio sempre come inizio della purificazione e detox del nostro corpo. Witaminy D3 derivata dalle piante e messa lì nell'olio. I witaminy chyba
E la vitamina K, K2, MK7. Co jest ważne, ta witamina K2 jest pozyskiwana z naszym nabytku. To jest fermentowana soja i to jest soja z Japonii, czyli jest to soja również niemodyfikowana genetycznie. E questa vitamina K2 è anche ottenuta dall'estratto dei binato fermentati. Kolejny to jest sanitar, który dla dzieci, ale to nie tylko dla dzieci. To jest też dla osób starszych, dla osób, które mają problemy z złapnieniem. E questo è il nostro amico sanitar, però non è solo per bambini, là c'è una forma di bambino, però anche per le persone anziane oppure queste che hanno bisogno di per queste persone che hanno troppa fame, che non riescono a bloccare la fame, lui è molto buono, lei lo usa nelle cure dietologiche per chi non riesce a bloccare l'appetito. Sappiamo che siamo przeziębieni, to warto jeść czosnek. Ovviamente sappiamo che quando abbiamo un po' di raffreddore è buono mangiarsi un po' di aglio, vero? Quale dei bambini riesce a mangiare l'aglio e gli piace come? Z wyzwaniami,
mia esperienza con le persone che hanno purtroppo problematiche e rischi al giorno d'oggi. Złożyłam pakiety ukierunkowane dla każdego, bez względu na jego stan. Io ho fatto questi pacchetti non indifferenti tra di loro, ma per qualsiasi problematica che la persona potrebbe avere. Z dokładnym rozpisaniem godzin przyjmowania, odpowiednią dietą, ale tutaj mówimy o zmianie nawyków, łącznie z przepisami i listą zakupów. Questo pacchetto è già completo di orario di assunzione biologico proprio, secondo l'orario biologico, più la dieta, ma non la dieta vera e propria come la capiamo, ma in cambio della nutrizione proprio. E zostawiamo ciclo. E con un pacchetto di esercizi da fare. Bo chciałam przede wszystkim pokazać tą synergię, tą kompletność, że jeżeli zastosujemy te wszystkie czynniki razem, będziemy mieli szybsze. Perché vorrei sempre incidere che il prodotto o dieta da solo, da sola, senza un esercizio fisico non funzionerà mai nel nostro corpo, non rigiovanisce il nostro corpo. Dura dostarcza też swoje produkty do różnych grup sportowych. I to jest i piłka nożna, i siatkówka, i skoki narciarskie. Ovviamente noi i prodotti portiamo anche nelle nostre squadre di sport, sia calcio, sia karate, boks, padel, sci, polanko, nazionale proprio. Produkty dopolają zostały stworzone przez rząd naukowy, przez doktorów farmacji, doktorów medycyny, którzy połączyli medycynę wschodnią z medycyną akademicką i z medycyną ajurwedyczną. I produkty dopolają nie są fatti da chiunque, dai medici, sono stati fatti da un corpo scientifico molto specializzato, dei professori nella farmacologia, usando tre medicine, medicina universitaria, medicina ayurveda e medicina ayurveda. Ayurveda? No. Quella di Oriente, scusate, quella olistica, diciamo. Oni pracujący na co dzień w tej medycynie akademickiej chcieli stworzyć coś innego, chcieli swoją wiedzę, którą zdobyli przez lata, bo często ta medycyna jest pasją, tak samo jak dietetyka jest dla mnie pasją, chcieli to przełożyć i dać ludziom coś dobrego. Queste persone che lavorano nel campo scientifico, che sono ovviamente appartenenti alla medicina universitaria, volevano creare i prodotti che era la loro passione, di qualcosa che è diverso, naturale e che sovraguarda tutta la persona in modo olistico però. Za to io jestem bardzo wdzięczny, że potrafili z tego świata medycyny akademickiej zaczerpnąć i tej medycyny wschodu, medycyny ajurwedyjskiej i stworzyć coś, co będzie wspierało nas. E per questo sono molto contenta e sono grata, per questo che sono riusciti a prendere la loro coscienza, sapienza di questa medicina universitaria e prendere dalla natura gli ingredienti e creare qualcosa che sopraguarda la nostra salute. Albert Einstein powiedział, che non można oczekiwać tych samych efektów, robiamo cały czas to samo. L'Einstein ci ha detto che è una follia fare sempre le stesse cose e aspettarsi le soluzioni diverse da questo che fai. Dlatego tylko od Was zależy, jak tutaj siedzicie, co zrobicie, nie są wiedzieć. Solo da voi, ovviamente, al giorno d'oggi, da voi dipende cosa fate dopo che uscirete da qui. Czy spojrzycie do swojej lodówki, do swojej szafek i zobaczycie, co tam macie i powiecie sobie, nie, to czas to zmieni. Se guardate nel frigo, nelle vostre dispense e pensate un attimo, magari è arrivato il momento di cambiare qualcosa. No, non mi croccio. Piccoli step, ovviamente. Czy wyjdziecie stąd i zapomnicie o tym, co mówiłam? Oppure uscite da qua e vi dimenticate completamente di tutto cosa vi ho detto. Ma voi teraz decidujecie o tym, czy chcecie być zdrowi, czy żyć zdrowo, czy... Perché voi ora decidete se rimanete nella salute e state bene in futuro. Niestety sami decydujemy o tym i mamy na to wpływ. Siamo noi che decidiamo e noi riusciamo a fare queste scelte consapevoli. Zaczęłabym na przykład pewnego człowieka. Vi vorrei presentare un uomo, una persona.